Giuseppe Mastino, uno dei goleador dell'Olbia che vince a Muravera. Una gara tirata, si sapeva, derby, secondo derby fuori casa per voi, contava la vittoria, l'avete fatta anche se alla fine. Sì, beh, sicuramente era una partita dalle mille difficoltà. Muravera ha giocatori di categoria, sono di categoria superiore, esperti, che ci hanno messo in difficoltà. Il primo tempo avevamo dei ritmi impressionanti, siamo riusciti a creare qualche palla gol, però non eravamo concreti. Secondo tempo abbiamo avuto rigore, secondo me che c'era. Da lì ci siamo un po' abbassati, abbiamo un po' calato come ritmo. Abbiamo subito dopo 5 minuti l'1-1 su uno schema che loro hanno ripetuto per tutta la partita. Da quel momento in poi, anche complici i cambi, che i giocatori freschi che sono entrati, siamo riusciti a rialzare un po' il baricentro. E è arrivato questo gol di Malesa. È arrivato il gol di Jacopo, che ha fatto una grossa mano sia in fase di interdizione che in fase realizzativa, perché ci ha portato la vittoria. Senti Giuseppe, tu sei sportivo, come giudichi dal campo l'azione che contesta Muravera su Nurki? Secondo te c'era rigore? Sì, secondo me potevano esserci gli estremi per un calcio di rigore, anche perché era molto simile al nostro. Però ci sta, dispiace che queste partite vengano magari messe sotto la lente di ingrandimento per certi episodi, però capita, non è il primo, penso che non sarà l'ultimo di questi episodi. Seconda vittoria di gruppo, conquistata con le unghie e con i denti, vi state caratterizzando per questa grande voglia di risalire in classifica? Sì, siamo una squadra che ha dimostrato di saper soffrire, in mille occasioni, in inferiorità numerica e in superiorità numerica, abbiamo dimostrato che alla lunga riusciamo a rimanere compatti, forti anche del grande gruppo che si sta creando. Spero che possa continuare su questo filo conduttore della nostra stagione. Senti, settimana scorsa assist per Molino, poi il primo tempo Molino non c'era, il rigore era tuo. Sì, diciamo che ho l'incarico quando manca Daniele di battere i calci di rigore, finora è andata bene, sicuramente lui il nostro rigorista, però finché avrò questo compito spero di ricoprirlo al migliore. Senti, parliamo della classifica. Dopo tante settimane dove voi vincevate ma vincevano anche davanti, oggi si fermano in tante: Torres, Rieti, Grosseto, voi siete lì. Che cosa volete fare adesso? Diciamo che per noi è una rincorsa su noi stessi. Guardare i risultati degli altri ci può fare comodo fino a un certo punto, perché comunque se non fai il risultato tu con la squadra non vai avanti. Guardiamo partita per partita, cerchiamo di guadagnare più punti possibili, poi quando sarà il momento tireremo le somme e vedremo se siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Vincevate in casa, state vincendo adesso anche fuori casa, quindi state sommando il numero delle vittorie di fila. Sì, ripeto, questa è la dimostrazione che è una squadra che si sta compattando dopo una rivoluzione, penso, nota a tutti, a metà campionato, ci voleva del tempo. La città, i tifosi hanno saputo aspettare, spero che la squadra continui a dimostrare che una volta fatto gruppo, ecco, i risultati si possono ottenere, anche soffrendo, perché sono anche più belle le vittorie. Grazie Giuseppe Mastino, complimenti per il gol, per la vittoria, in bocca al lupo per il finale.